L'Amesba è in semifinale playoff nella Serie C Silver maschile dopo aver vinto gara 1 al Palasport Estra contro Audax Carrara. La formazione di coach Serravalli si è ripetuta con una strepitosa partita in casa dell'Audax, avversario letteralmente dominato. Il finale di 85-54 per la squadra retina la dice lunga sul tipo di partita mastodontica messa in campo dai ragazzi di Serravalli. L'impegno non era per niente scontato, visto che in gara 1 l'Audax aveva mostrato tutte le proprie qualità con bravura e spregiudicatezza, soprattutto con i giovani Menconi e Viola, una solidità vicino a canestro di Bianchini che poteva far impensierire. La chiave dell'incontro è stata l'intensità difensiva che gli Amaranto hanno messo in campo e la capacità di realizzazione sotto canestro. Un grande risultato per l'Amen Scuola Basket Arezzo. Nelle altre tre sfide solo il Costone Siena è riuscito a imitare l'Amen SBA, vincendo anche gara 2 76-65 in casa del Deni Basket Quarata. Per conoscere il prossimo avversario dell'Amen SBA si dovrà attendere l'esito della partita tra Centro Mini Basket Carrara e Colle Basket. In gara 2 Colle ha vinto 44-33 in casa del Centro Mini Basket Carrara e dunque si decide tutto il 5 di maggio in casa del Colle Basket. Stesso discorso per Libertas Livorno Folgore Fucecchio. I livornesi hanno pareggiato la serie vincendo in casa 74-56. Si decide tutto domenica in casa della Folgore Fucecchio.